Roma, un'altra città, di Paolo Portoghesi, pubblicato da Edizioni del Tritone, 1968. Questo libro è un viaggio attraverso le parti della città cadute sotto la furia del piccone demolitore. Una ricerca minuziosa in archivi pubblici e privati ha permesso di ritrovare le fotografie fatte eseguire per ordine di Mussolini prima delle demolizioni di Via dell'Impero e di Via del Mare e di integrarle in un racconto per immagini che documenta il costo urbanistico degli sventramenti operati dal 1870 al 1940. Dalla sequenza delle fotografie scaturisce l'immagine di un'altra città ormai perduta, straordinariamente ricca di quei caratteri di cordialità, di vivacità, che sono tipici della Roma non ufficiale. Tutto il libro è un inno alla città quotidiana messa in antitesi con la città turistica e convenzionale e illustra i rischi di ogni operazione urbanistica ispirata da intenti scenografici piuttosto che dagli interessi della comunità. La furia delle demolizioni non si arrestò nemmeno di fronte a monumenti di grande importanza storica. Se alcuni sventramenti, come quelli del Corso Vittorio, furono guidati dall'intento di salvare tutti gli edifici più importanti, sacrificando il tessuto connettivo che li circondava, in altri casi i monumenti che impedivano la esecuzione dei programmi scenografici decisi dalle autorità furono abbattuti, anche se il loro valore superava di molto quello della testimonianza ambientale. Caddero così in più riprese ruderi romani, palazzi cinquecenteschi come quello del medico Bresciani attribuito a Raffaello e quello della villa Montalto realizzato da Domenico Fontana, edifici pubblici come il granaio della via Pia, chiese barocche, padiglioni, cappelle e teatri. Caddero poi, segno di un rapidissimo consumo della città ottocentesca, molti edifici della terza Roma.